Buongiorno amici lontani e vicini, ritorniamo nella sede dell'ufficio circondariale marittimo di Lipari, altra cerimonia di commiato per altri due militari che si accingono a lasciare questo comando. Ve li presento subito, sono Francesco Nigro, sotto capo seconda classe, responsabile della sala operativa, e Giovanni Bucci Grossi, sergente responsabile alla navigazione. E allora parliamo subito di questa esperienza nella CP di Lipari in questo arco di tempo che siete rimasti qui. Sì, allora i 5 anni che ho passato a Lipari sono stati, penso, i 5 anni migliori sia dal punto di vista professionale che personale. E la cosa che mi preme è quella di comunque salutare tutti quanti i miei fratelli, perché loro non sono colleghi, sono tutti quanti fratelli, e ringraziarli uno a uno per quello che mi hanno dato, sia, ripeto, soprattutto sul piano professionale. E inizio questa nuova avventura con la speranza e l'augurio di poterli rincontrare tutti. Ecco, ma quale sarà questa nuova avventura? Allora, andremo su un pattugliatore, dovrebbe essere dislocato a Messina, usiamo il condizionale, sul pattugliatore 941. Giovanni, allora anche per te questa esperienza liparota, come è andata? I miei sono 10 anni, io ho fatto qua 10 anni, ricchi professionalmente e anche a livello personale, perché sono arrivato qua, diciamo, single, ho una famiglia, quindi sono onorato di questo. Dal punto di vista per quanto riguarda il Circo Mare è stata una scuola di vita, poi ho avuto la fortuna di trovare sia, diciamo, chiamiamola vecchia generazione, che ora sono tranquillamente in pensione, Guarnuto, La Torre, Maglia, e quelli nuovi, Capo La Fauci e tutti, dovrei elencarli uno a uno. E poi un ottimo rapporto con i comandanti, con l'ultimo pure comandante Buonaccorso. E quindi 10 anni di attività e tanti ricordi, immagino. Ecco, possiamo raccontare qualche vicenda particolare, insomma, che hai vissuto in prima persona? Guarda, non me ne viene in mente una perché sono tante, però posso dire che soprattutto per quanto riguarda i soccorsi, che sono, ecco, una delle parti più importanti della nostra istituzione, eseguiti veramente in condizioni non ottimali, anche dal punto di vista logistico, che ora vediamo questa caserma, ma una volta, non so se vi ricordate, Marina Lunga, ecco, non era efficientissima, però nonostante questo si riusciva a raggiungere l'obiettivo. E ritorniamo a Francesco, anche per te, insomma, la permanenza qui alle Eolie ha avuto anche un significato particolare, perché anche tu, come Giovanni, hai trovato l'amore in quest'isola. Sì, ho trovato l'amore, ho trovato una moglie perfetta e una figlia che è la gioia della mia vita ogni giorno. Quindi Lipari comunque mi ha dato tantissimo. Ecco, anche per te qualche ricordo particolare di questa tua permanenza sull'isola? Sì, il mio ricordo particolare sono i 5 anni che ho vissuto giorno per giorno con ognuno di loro. Con i fratelli? Con i miei fratelli. Comandante, è la seconda volta che siamo qui per una cerimonia di commiato, e la cosa bella che veramente ci fa riflettere è che non si parla di colleghi di lavoro ma di fratelli. Assolutamente sì, purtroppo è la seconda volta che ci rivediamo, purtroppo perché perdiamo due persone veramente in gamba, valide, che hanno rappresentato uno zoccolo duro, insomma, hanno fatto parte dello zoccolo duro di Circo Mare Lipari. Sì, sono fratelli, perché questa esperienza in un circo mare così, così piccolo, così di frontiera, così, e comunque così importante, ovviamente non può che consolidare i rapporti umani, dove tutti abbiamo bisogno di tutti e dove ognuno si basa e si regge sulla capacità e sulla generosità dell'altro. Grande professionalità, ovviamente. Ecco, ci avviciniamo alla stagione turistica, quindi per voi aumenterà notevolmente il lavoro, ma in tempi di crisi, fra l'altro col nuovo governo si parla anche di tagli, con quale realtà quindi farete fronte? Faremo i conti con la solita realtà e in più cercando di ottimizzare ancora di più le risorse, sia da un punto di vista umano che è logistiche. Vedremo di fare il massimo, come abbiamo sempre fatto. Ecco, ma riuscirete anche quest'anno a garantire dei punti nelle isole minori? Cercheremo di farlo.
Bene, abbiamo completato, ringraziamo Francesco Nigro, Giovanni Bucci Grossi e il tenente di vascello Cosimo Bonaccorso. Buona fortuna, buon lavoro anche per il proseguo al comandante. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliare, grazie anche a voi, arrivederci.